Io sono Alessio Iacona, sono giornalista e vi condurrò durante questa breve mattinata di un paio d'ore attraverso, diciamo così, una serie di incontri densi di contenuti e di idee che ci racconteranno lo stato del territorio e come questo sia pronto per la trasformazione digitale che in realtà è già cominciata da tempo, almeno in Piemonte, e che adesso prende un nuovo passo e una nuova accelerazione. Prima di passare agli interventi, molti dei quali saranno in collegamento secondo questa modalità ibrida e tecnologica alla quale ci ha abituato la pandemia, che molto ci dice anche, tra l'altro, di quanto questa trasformazione digitale non solo sia in atto ma sia necessaria, prima di passare a questo, due parole su come si svolgerà la mattinata in maniera che voi possiate seguirla insieme a noi in maniera più semplice. Allora, adesso avremo innanzitutto un collegamento da Roma con Mauro Minnenna, che è capo di Dipartimento per la trasformazione digitale, che ci racconterà nell'intervento, leggo il titolo per non fare errori, la trasformazione digitale nel piano di ripresa e resilienza, il ruolo del governo, degli enti territoriali e il processo di attuazione, ci racconterà qual è la visione del governo rispetto alla trasformazione digitale. Appena possibile si connetterà ancora una volta da remoto il presidente della regione Alberto Cirio, che in questo momento sta facendo una visita istituzionale per darci i suoi saluti. Dopodiché farò prendere posto qui sul palco con me a alcuni ospiti, 5-6 ospiti per un primo panel, altri due per un secondo che avrà tre persone connesse da remoto, per parlare poi del territorio e di come il Piemonte sia pronto alla trasformazione digitale, pronto a raccogliere la sfida nei tempi e con i fondi che verranno con il PNRR e lo faremo da due punti di vista, uno più rivolto verso l'Europa, verso il sistema paese, verso l'Europa, parlando anche di infrastrutture, parlando di servizi e di che cosa è stato fatto fino ad oggi, di che cosa si farà sul Piemonte. E l'altro invece calandoci meglio nella realtà del Piemonte e della regione e poi insomma del paese con Confindustria, con la PA, con la ricerca scientifica, tutte eccellenze che contribuiscono a definire quella che è la risposta del Piemonte alla sfida che si presenta oggi. Allora, io non rubo altro tempo e a questo punto chiedo alla regia di mettere in collegamento Mauro Minnenna, capo Dipartimento per la trasformazione digitale, che già vedo nello schermo. Salve, dottor Minnenna, benvenuto. Buongiorno, spero mi sentiate in un modo Sì, felice. perfettamente. Allora, le lascio, diciamo così, il palco, anche se virtuale, e ci vediamo fra qualche minuto. Splendido, allora, buongiorno a tutti, ovviamente è un grande piacere, un onore essere la persona che poi nel pratico dà l'apertura a questa giornata. È una giornata importante perché è una giornata nella quale ci rimisuriamo su quello che è stato fatto, quello che resta da fare in una intenzione che è un'intenzione nazionale estremamente ambiziosa. Estremamente ambiziosa, che però, come lei ha detto giustamente in apertura, non parte da zero, parte da realizzazioni, da pilastri, da una storia della digitalizzazione che, specie in alcuni territori, il Piemonte è uno di questi territori, ha avuto storie di eccellenza. Ha avuto storie di eccellenza per l'esperienza dell'in-house regionale, ha avuto storia di eccellenza per la visione delle amministrazioni. E credo che questo sia un primo elemento su cui porto l'attenzione della mia breve chiacchierata, anche per, come dire, che penso anche alla logica di spiegare quali sono le intenzioni politiche del governo e quello che è il compito tecnico molto complicato, ahimè, a cui sono chiamato in questo periodo. Entro subito, diciamo, nel vivo della questione. È evidente che noi abbiamo in mente intanto strategicamente un digitale inclusivo, un digitale che porta tutti i cittadini ad avere una parità di accesso ai servizi della pubblica amministrazione, nello specifico, ma più in generale su temi che sono quelli della crescita, della produttività. Il concetto su cui dobbiamo riflettere è che una trasformazione digitale sostenibile, e noterete quanto spesso il tema della sostenibilità è nella strategia, nella visione di questo governo, possa essere un acceleratore benefico nella crescita del PIL, nella produttività e per l'appunto evitando che chiunque possa restare indietro. Da questo punto di vista osserviamo che i dati 2020 e i fatidici o famigerati, scegliete voi, indicatori del DESI, mostrano una Italia indietro. Poi su come queste metriche siano costruite ci sarebbe parecchio da dire ed è uno degli argomenti su cui ci stiamo interrogando. Però un dato di fatto è che, dati alla mano, abbiamo un 30% dei cittadini dotati di una connessione ultralarga
contro delle famiglie, contro il 44% di un dato UE, abbiamo un 42% di cittadini con competenze digitali di base, nuovamente il dato UE al 58%, un 32% di adozione dell'e-government, sempre nella fascia d'età, diciamo, dei non anziani e dei non giovanissimi, contro un 32% contro un 67%. Dati che ci fanno riflettere sul fatto di dover colmare dei gap. L'intenzione del governo e il PNRR da questo punto di vista è uno straordinario acceleratore di un'intenzione di arrivare al 2026 con delle linee di azione che peraltro trovate declinate e spiegate bene nel sito innovazione.gov.it, quindi il sito del ministro, del dipartimento, con la logica di garantire connettività ultra larga o 5G sostanzialmente a tutti, la trasformazione della PA in una chiave digitale, fare leva su una modernizzazione e rafforzamento del concetto di fascicolo sanitario elettronico. Penso che siamo tutti consapevoli, questo drammatico periodo pandemico lo ha mostrato, di quanto la indisponibilità di dati certi, aggregati, che consentissero delle indicazioni tendenziali a livello nazionale sia stato un problema e una cosa sulla quale dobbiamo imparare a fare meglio, e lo stimolo di quelle che sono la costruzione di tecnologie e dall'altra parte di competenze digitali presso un'impresa. Ancora, anche se non è nel focus diretto della mia attività di dipartimento, il tema di potenziare il monitoraggio delle infrastrutture, e questo è un paese che ha una serie di caratteristiche, prima di tutto sul piano dell'orografia, che ci portano a pensare che questo vada fatto, e ultimo, ma assolutamente non ultimo, che una trasformazione digitale che non venga accompagnata da una profonda trasformazione, un change management si direbbe, sui cittadini, è una trasformazione che è destinata al fallimento. L'intenzione generale del governo è quella di portare l'Italia tra i paesi leader in Europa sui temi che ho citato, e quindi ci siamo dati delle metriche che si agganciano al Digital Compass 2030, ma che sono anticipate rispetto al Digital Compass 2030. Quindi, se il Digital Compass 2030 dice che porteremo di portare l'identità digitale sull'80% della popolazione, noi immaginiamo con SPID, con CIE, di arrivare nel 2026 al 70%, quindi 4 anni prima di ottenere quasi tutto il risultato. Per le competenze digitali nella fascia di età tra 16 e 74 anni di andare al 70%, dove il dato europeo è un dato europeo all'80%, sul cloud il 75% delle pubbliche amministrazioni, sui servizi pubblici fondamentali andare all'80%, e infine che tutti i cittadini abbiano una connessione veloce in un modo qualsiasi già al 100% per il 2026. Sono dati e sono numeri estremamente sfidanti. Allora, per arrivare a questi risultati è assolutamente evidente che dobbiamo far leva su quanto, e non è poco, che sia stato realizzato centralmente e territorialmente in questi anni. Ora, fatemi dire che noi abbiamo alcune eccellenze sulle quali fare leva e che sono anche il frutto per molti versi della storia prima del team per la trasformazione digitale, il team da cui poi origina il Dipartimento, e dall'altro di grandi visioni condivise da una parte in Agid, dall'altra in PagoPA, che nasce storicamente, come dire, prima come un progetto di Agid e poi come un progetto del Dipartimento, e quelle eccellenze centrali sono già ormai nell'esperienza di tutti quanti i cittadini. Che si possa pagare con PagoPA, che ci sia il cashback su PagoPA, che si possa costruire un'esperienza utente meglio integrata passando per SPID, credo che siano temi sui quali ormai tutti quanti cominciamo a fare affidamento. La intenzione progettuale è quella di portare CIE e SPID, come abbiamo detto, a un uso estremamente più diffuso, a fare in modo che tutte le amministrazioni possano far leva su quella infrastrutturazione di identità, e dall'altro lato a poter costruire un ecosistema organico, armonioso, virtuoso di pagamenti, ivi compresi i temi di compensazione, perché fatemi dire, se io ho un credito di 100 euro e un debito di 120, indipendentemente dall'amministrazione che mi sta esponendo questi fatti, è ragionevole che debba poter fare un pagamento di 20. E quindi questo è un primo tema su cui fare una riflessione.
il tema della salute l'abbiamo sicuramente toccato, è un tema nel quale anche qui, e qui entro un pochino meglio nel tema della localizzazione delle esperienze, abbiamo delle in-house regionali che sono delle vere eccellenze. La prima che cito è CSI Piemonte, ma fatemi dire non per dovere di ospitalità, ma perché ritengo che sia veramente una best practice e che abbia poi delle ottime esperienze da raccontare, per esempio in uno degli obiettivi che abbiamo come governo, che è quello di fare il cosiddetto cloud enablement, cioè consentire alle PA locali di migrare progressivamente in una logica di sicurezza. Questa logica di sicurezza è, anche qui fatemela declinare meglio, noi abbiamo un tema di cyber security, per evitare che hacker malevoli possano portare via informazioni di interesse nazionale o anche che multinazionali estere possano porre in essere azioni simili. Da questo punto di vista dobbiamo immaginare un cloud sicuro che garantisca tutti i cittadini sulla sicurezza dei loro dati. Abbiamo però un'altra declinazione della parola sicurezza, che è quella della sicurezza delle infrastrutture. Molte infrastrutture, specie delle amministrazioni più piccole, delle amministrazioni delocalizzate, ma anche molte amministrazioni centrali, devono consolidarsi in una visione di sicurezza infrastrutturale, prima ancora che logica, perché fatemi dire che se perdi i dati di un server e non hai un backup, non hai bisogno di un hacker per metterti nei guai, lo puoi fare gratuitamente nel perimetro della insicurezza di quello che stai realizzando. Fatemi anche dire però che il passaggio al cloud è un mezzo, non un fine, perché il passaggio al cloud deve essere abilitante di una modernizzazione delle applicazioni della pubblica amministrazione volte a fare cosa? Volte a garantire che un cittadino non debba fornire una seconda volta la medesima informazione a una seconda pubblica amministrazione. Qui fatemi dire che si tratta di rovesciare un pochino il paradigma, passare da una logica nella quale do al cittadino un certificato o un attestato o un documento, e fatemi dire che sia fisico o virtuale non ha grande differenza di valore, e lascio al cittadino il compito di fare una seconda fila presso un secondo ufficio per passare le medesime informazioni, oppure costruisco un sistema di interoperabilità volto a far sì che viaggino le informazioni e non viaggi il cittadino, benché virtualmente, da uno sportello all'altro. Questa trasformazione non avviene magicamente, avviene facendo leva a piattaforme di interoperabilità. È un approccio di interoperabilità che fa reso pervasivo e trasmesso presso tutte le amministrazioni, quelle centrali, quelle locali. Infine, ma non ultimo, un sistema di notifiche e di cassetto, perché fatemi dire, uno Stato che 5 anni dopo, che 6 anni dopo, dica al cittadino: adesso ti devi preoccupare tu di dimostrarmi di avermi fornito determinate informazioni, è uno Stato borbonico, è uno Stato che non ha la visione del cittadino al centro. E fatemi dire, in ultima istanza, il cittadino dovrebbe essere sovrano sia nella conservazione delle proprie informazioni, sia nei processi trasformazionali che le pubbliche amministrazioni offrono gli offrono come servizio. Vado rapidamente a concludere ancora in pochi minuti. In questo, il rapporto con i territori come lo stiamo immaginando? Intanto c'è un tema che è il MIT, il Ministero, il Ministro e il Dipartimento operano in una logica di coordinamento e orchestrazione. Quindi noi ci troviamo a capitalizzare buone idee locali, porre in essere infrastrutture e visioni programmatiche nazionali e in questa interlocuzione costruire un sistema di maggior valore facendo leva su ciò che già c'è. Quindi per esempio le in-house regionali, quindi per esempio quelle grandi in-house nazionali che offrono già adesso valore sul quale dobbiamo fare leva per costruire il piano. Un'attività quindi di orchestrazione, di apertura in ascolto e in interlocuzione alle PA locali, una logica di governo
congiunto dei progetti a livello interministeriale, quindi come forse saprete c'è un comitato interministeriale per la transizione digitale che si apre ai territori nella logica di ascolto delle regioni, di ascolto dei comuni, dell'ANCI e di altre realtà e organizzazioni, e poi una struttura territoriale che stiamo battezzando e definendo meglio con regioni e comuni, per la quale ci saranno dei team dislocati sui territori che aiuteranno le amministrazioni locali nel raggiungimento degli obiettivi di piano. E dico aiuteranno perché in ultima istanza sono i territori che per massima parte saranno i protagonisti di questo cambiamento, laddove noi avremo l'attenzione e l'intelligenza di realizzare piattaforme comuni e definire, come dire, un piano regolatore, un'orchestrazione, una visione di sistema che sia una visione di sistema comune. Ecco, questa è una cavalcata molto generale sugli argomenti di piano. Invito chi volesse approfondire da una parte ad andare sul sito per l'appunto del ministro, e dall'altra ci saranno sicuramente altri importanti momenti di condivisione e di interlocuzione con quelli che sono i protagonisti locali del territorio. Qui abbiamo un'interlocuzione aperta continua con Assinter, quindi con l'associazione che riunisce le in-house regionali. Abbiamo un'interlocuzione politica con la conferenza Stato-Regioni, con gli assessori regionali che si occupano di trasformazione digitale, con Agid, con la società PagoPA, con le grandi in-house nazionali o con quelle che sono quelle realtà di eccellenza nella digitalizzazione, SOGEI, le realtà come INAIL, ISTAT, come INPS, penso a realtà alle quali sono affezionato su un piano personale per la mia storia come ACI Informatica, quelle eccellenze che possono dare assolutamente valore. Ho parlato per 14 minuti e 10 secondi, quindi mi fermo per quanti erano i tempi che mi era stato concesso, e avrò poi occasione di riparlare, mi sembra di capire, in una tavola rotonda nella quale potrò dare poi risposta ad eventuali cose che ho toccato così troppo genericamente per essere esatto. Dottor Mineda, lei mi ruba il lavoro introducendo anche la seconda tavola rotonda, in cui in realtà sì, io le chiederò di entrare un po' più nel dettaglio con l'esperienza specifica del Piemonte, perché il compito che voi vi siete presi è un compito che è nazionale, ma l'intenzione poi di realizzare una politica che sia tailor made a seconda del territorio e quindi sia fatta su misura come per un sarto è una sfida non banale, e di quella sfida magari come verrà condotta in Piemonte, che cosa trova in Piemonte, ne parliamo un pochino più nel dettaglio dopo nel secondo panel. Allora io vedo che comunque lei ha già, intanto la ringrazio, ci vediamo dopo. Vedo che il dottor Mineda ha già tirato fuori una serie di argomenti interessanti che saranno comunque, che aiuteranno dopo alla fine di questa mattinata, l'assessore all'innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, per le sue conclusioni che tirerà con noi alla fine di tutti questi interventi. Nel frattempo però abbiamo avuto la possibilità di recuperare il collegamento con il presidente Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. Ah no, mi dicono che è caduto di nuovo. E allora, dunque, come succede spesso e volentieri quando si fanno questo genere di eventi e in collegamento abbiamo di nuovo perso il collegamento, lo recupereremo più tardi. Io chiederei quindi alla regia di mandare un attimo il tappo per fare il nostro cambio di palco e poter accogliere, nel rispetto delle regole del Covid, per prevenire il Covid, i nostri ospiti del primo panel che seguirà fra pochissimi istanti. Quindi aspettateci soltanto un secondo. E allora, eccoci tornati, diciamo così, in studio, visto che stiamo trasmettendo in streaming senza pubblico in presenza. Abbiamo potuto fare un cambio di palco e qui ci sono i nostri ospiti che ci hanno raggiunto, ve li presenterò uno per uno. L'argomento è la trasformazione digitale tra presente e futuro, quindi è un argomento ampio, aperto, che ci permetterà in questo caso di parlare di come il Piemonte, raccontare come il Piemonte abbia costituito e costruito con un approccio collegiale di collaborazione una serie di realtà che rappresentano un'infrastruttura fatta di servizi, fatta di collegamenti, fatta di connessioni, fatta di data center, che diventa in realtà l'intelaiatura, il sistema nervoso sul quale poi si sviluppa
una crescita, una trasformazione digitale che in realtà serve a portare avanti idee, visione e trasformazione di un territorio che può diventare anche modello per la trasformazione di un intero paese. Allora, qui con me ci sono Francesco Bonfiglio, che è CEO di Gaia X, c'è Emanuela Girardi, che è founder di Pop AI, c'è Davide Calonico, che è presidente del consiglio direttivo del consorzio Topics, Massimiliano Cipolletta, che è presidente di Fondazione Torino Wireless, e Pietro Pacini, che è direttore generale di CSI Piemonte. Allora, io volevo cominciare con Francesco Bonfiglio perché da questo panel noi in realtà guardiamo al paese, guardiamo all'Europa, e proprio nell'idea di immaginare come sarà un futuro connesso, federato, collegiale, dove servizi che non hanno confini geografici per loro natura e che quindi permettono alle idee di circolare, ma anche di creare una nuova data economy, come questi servizi vanno a cambiare il volto dell'Europa, come verranno costituiti, qual è l'infrastruttura necessaria perché questi servizi esistano e come poi il Piemonte va a interfacciarsi con questa cosa. Noi ci vedremo due volte durante questa mattinata, ci vedremo anche nel secondo panel. In questa prima parte le chiedo di fare un'introduzione che parla di Gaia X e del suo ruolo europeo, poi vedremo nel secondo panel come invece tutto questo poi si lega alla realtà che rappresentiamo adesso del Piemonte. Ma intanto, che cos'è Gaia X? Gaia X è un progetto europeo, innanzitutto, che nasce da un'iniziativa governativa tedesca, e stiamo parlando del 2019, sì. E si trasforma subito in un'iniziativa franco-tedesca, sempre governativa, ma poi immediatamente, pochi mesi dopo, diventa un progetto internazionale e un'associazione internazionale senza scopo lucrativo che raccoglie oggi oltre 280 soci. Veramente in una settimana siamo passati da 265 a 280, quindi una grande adesione. Quindi un dato in aggiornamento continuo. Un dato in aggiornamento continuo, e questo mi rende molto, molto orgoglioso sia per il mio ruolo, sia perché, come ho creduto io in questo progetto, ci stanno credendo oltre 25 paesi e società che rappresentano tutto il mondo del digitale. Ecco, magari riprendendo la domanda che faceva, il presente e il futuro del digitale vede innanzitutto una grande collaborazione tra utilizzatori e fornitori di tecnologia. Questo è un grande cambiamento, perché noi arriviamo da un passato e siamo in un presente dove la tecnologia è diventata quasi autoreferenziale e ha creato delle barriere enormi, ha creato delle barriere di comprensione da parte degli utilizzatori della tecnologia, ma soprattutto, paradossalmente, delle barriere ancora più elevate nello studiare, nel comprendere il valore economico che la tecnologia digitale possono offrire. Quindi io credo che il futuro, ovvero il presente a cui stiamo lavorando noi, è un digitale che sia compreso dal punto di vista della creazione del valore, quindi stiamo parlando di economia reale, un digitale che non venga più analizzato per la complessità che lo costituisce, ma per i risultati che può produrre, una grande collaborazione tra clienti e fornitori, o meglio tra possessori dei dati, parliamo soprattutto di dati industriali in questa fase, e fornitori di tecnologia che permettono di utilizzare e di condividere questi dati industriali, quindi una condivisione di intenti e, non ultimo, un approccio federativo, collaborativo tra più attori. C'è voglia in Europa di fare tutto questo? E quello che dicevo all'inizio, 280 soci rappresentano evidentemente una gran voglia di farlo e che non è mai stata visibile in passato. Io ho sempre lavorato in questo business e sinceramente la divisione e la separazione hanno governato questo mondo. Quindi Gaia X sta creando. Che cos'è Gaia X? È un progetto per la creazione di una nuova infrastruttura per i dati, una nuova infrastruttura in senso di nuova generazione, che è basata su un approccio federativo, quindi di unione di più punti e che sposa perfettamente quindi anche l'approccio imprenditoriale o di business, dove, semplifico al massimo, l'unione di più punti che oggi possono essere piccoli, medi, in termini di capacità e anche in termini di qualità del servizio, può creare un servizio di qualità maggiore, e poi dico brevemente in quali termini, e più vasto, quindi in scala, che possa competere realmente con l'offerta attuale che è dominata da player non europei. Visto che l'ha anticipato lei, maggiore in quali termini?
maggiore in termini dimensionali e migliore in termini di qualità, migliore su due dimensioni, la trasparenza e la sovranità. Quindi il futuro della tecnologia è un futuro federativo, dove in realtà più nodi si uniscono per creare una rete che si espande in modo orizzontale, e questo è completamente ortogonale, ripeto sempre, rispetto al modello attuale dove la tecnologia scala in modo verticale. Il concetto dell'hyperscaler è proprio una scalabilità verticale delle risorse. Oggi questo modello non è più sostenibile perché i dati crescono in modo orizzontale e quindi serve una tecnologia che cresca in modo orizzontale. E poi serve una tecnologia che sia trasparente e sovrana. Trasparente, ovvero che permetta agli utilizzatori dei dati di capire come questi dati vengono gestiti, dove vengono gestiti, in quale modo vengono gestiti, e sovrana perché permetta sempre agli utilizzatori e possessori dei dati di controllare come questi dati possono essere gestiti. Quindi un'autonomia, una sovranità intesa in termini di controllo. C'è un secondo aspetto della sovranità, che è quello che poi viene spesso sollevato nei tavoli più politici ed economici, che è l'indipendenza, una maggiore autonomia rispetto a tecnologie non europee. Questo è un effetto collaterale, ma non si può partire da una, come dire, un protezionismo di tipo tecnologico. Bisogna creare una tecnologia nuova, in modo inclusivo, come sta facendo Gaia X, una tecnologia che serva, e questo di cui vi ho parlato serve, non esiste ancora sul mercato, e bisogna farlo creando un'infrastruttura che sia realmente competitiva sul mercato. Per questo servono attori come tanti che vediamo oggi in sala, che sono anche membri dell'associazione Gaia X, come Topics, come CSI, ma serve una collaborazione molto più estesa che unisca lo small medium business, la grande impresa, gli utilizzatori, i fornitori. In una battuta, visto che non abbiamo moltissimo tempo, appunto, una squadra così ampia che si allarga ogni giorno è ricchezza, ma è anche complessità, perché ci sono istanze diverse, ragioni diverse, bisogna tenere insieme una squadra, è complesso? Questo è l'aspetto più difficile ed è una delle parti più complesse del mio ruolo, perché stiamo parlando per la prima volta, quindi questo è molto positivo, ma di approcci di mercato e aspettative diverse dei vari paesi, della Francia, della Germania, dell'Italia, della Spagna, dei paesi dell'est europeo, e si deve fare, e la comunalità di intenti c'è in Gaia X, quindi tutti quanti vogliono realizzare la stessa soluzione. Però questo percorso è stato un po' lungo e sarà ancora lungo, perché magari si è passati attraverso i vari possibili modelli, un modello come quello di cui si sta discutendo in Francia oggi, Cloud de Confiance, quindi un modello più chiuso agli operatori non europei, a modelli magari di campione del cloud europeo, cioè ricostruire un grande operatore europeo. Ora Gaia X è riuscita a dribblare attraverso questi modelli, a creare invece l'unico modello possibile, che è federativo, inclusivo e di creazione di una, non di una chiusura nei confronti del mercato, ma assolutamente di un motore competitivo. Ci torniamo dopo, anche sì, perché dopo spiegheremo, proveremo a raccontare che cosa significa una volta che lo portiamo su un territorio specifico che è questo. Io a questo punto lascerei per ultimo l'intervento della dottoressa Girardi, perché mi sembra di poter interpretare, poter dire che alla fine parleremo poi di come su, all'interno di un sistema federato come questo, che già è collegiale, con una serie di piattaforme e di servizi, si possa costruire valore con le tecnologie attuali, e parleremo soprattutto di intelligenza artificiale. Prima però vorrei arrivare a spiegare qual è l'intelaiatura che la Regione Piemonte è in grado di offrire, un'intelaiatura che è fatta di servizi, un'intelaiatura che è fatta di infrastrutture già stese e funzionanti. Io a questo punto partirei da CSI Piemonte e da Pietro Pacini, semplicemente perché è stato anche chiamato in casa, la prego di prendere un microfono, mi spiace che è un po' scomodo, ma insomma ci dovremmo essere, che è stato anche chiamato in causa prima mentre parlavamo, perché è stato citato da dottor Minenna. Innanzitutto partiamo dal ruolo, no? CSI Piemonte che cosa fa, solo nel caso ci stia guardando qualcuno che non è ferrato sulla materia, che cosa fa e come si inserisce nel contesto che ha appena definito Bonfiglio, quindi nella sfida che noi andiamo a raccogliere oggi per poi in qualche modo mettere a frutto quello che il governo si appresta a fare per la trasformazione digitale, cioè che cosa abbiamo, da che cosa partiamo e dove stiamo andando. Sì, allora intanto ci fa piacere che il dottor Minenna ci riconosca come un'eccellenza, questo è fondamentale anche per i ragionamenti che si potranno fare in prospettiva anche direttamente con il Ministero.
Noi, come diceva il dottor Bonfiglio, siamo partner di Gaia X, no? Ma credo che il CSI sia, esprima attraverso le infrastrutture effettivamente il modello, voglio dire, federativo del Gaia X per la regione Piemonte, no? Noi ci occupiamo di informatica, gestiamo le infrastrutture, siamo una vera e propria industria ICT partecipata completamente dalla pubblica amministrazione, e la caratteristica del CSI e che ha questo modello federativo attraverso il consorzio, perché vi sono all'interno 126 soci, peraltro non solo del Piemonte, sono entrati anche Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Indire. Quindi questo modello, questa idea che si possa travalicare i confini della propria regione, i confini geografici, e portare valore anche altrove con questo genere di soluzioni è già in fiera. Certamente, e devo dire il modello attrattivo è l'infrastruttura, no? Perché oggi c'è l'esigenza di andare verso infrastrutture sicure. Quindi se vogliamo, vuol dire, fare una, secondo me, una, ci pensavo mentre ne parlava mio figlio, sul modello federativo, il CSI esprime questa, diciamo, questo, come dire, embrione di Gaia X piemontese. Perché? Perché le infrastrutture sono a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni. Noi peraltro con la regione abbiamo già adottato un modello che va in quella direzione, perché è stato fatto un bando finanziato dai fondi europei che consente a 300 comuni che hanno aderito della comunità piemontese di migrare le proprie infrastrutture sul cloud, no? Quindi questo è un primo processo fondamentale, e come lo fai? Attraverso un elemento federativo che è quello del consorzio. Ok, quindi i concetti anche di espressione di un cloud che sia a disposizione di tutto, fatto con tecnologia open, no? Quindi non abbiamo scelto prevalentemente l'uno o l'altro fornitore multinazionale, fatto con tecnologia open. Il nostro cloud è su Developers Italia, sì. E quindi a disposizione di tutti. Insomma. A disposizione di tutti. Quindi è un modello, voglio dire, ampiamente federativo, no? Da questo punto di vista. E quindi questa possibilità di iniziare a garantire questo flusso verso il data center, che garantisce anche quell'elemento che è fondamentale, che oggi è la sovranità digitale, ma non tanto per la localizzazione, no, in Torino, ma sul territorio italiano, okay, in grado di garantire attraverso le tecnologie quella sicurezza dei dati e quella flessibilità che deve essere oggi patrimonio della pubblica amministrazione, perché vediamo insomma anche quello che accade intorno a noi. Per quindi fortuna. Un modello open source per sviluppare servizi garantendo la territorialità del dato grazie ai vostri data center che comunque sono qui, e condividendo soluzioni con altri in maniera che tutti possano prendere e possano sviluppare. Questo è un po' quello che vi caratterizza anche come cloud company sostanzialmente. Assolutamente. Quindi voi siete una cloud company. Noi siamo una cloud company, e nel nostro nuovo piano strategico che porteremo poi in approvazione a settembre, e noi vogliamo, come dire, esprimiamo come un fattore principale quello di essere sempre più una cloud company, perché poi diciamo gli elementi di sicurezza come XIRT regionale li abbiamo intercettati, ma anche noi diciamo andiamo verso un cloud che è un cloud ibrido, perché dovendo intercettare anche tutta una serie di tecnologie che sono per la pubblica amministrazione, ovviamente ci avvaliamo anche di partner che sono anche multinazionali, però dosate con il giusto equilibrio. Io ho ancora una domanda per lei, però volevo capire dalla regia se fosse possibile collegarsi un attimo con il Presidente Cirio, che è di passaggio in questo momento collegato, e magari riuscivamo, certo, a farci dare questo saluto e poi finivamo il nostro panel. Buongiorno, spero che mi sentiate. Buongiorno Presidente, sì, la sento, sento che è per... Eccola, la vedo, si sta muovendo in macchina. Beh, queste sono le tecnologie, perlomeno riusciamo a connetterci da luoghi altrimenti impensabili. Benvenuto, salve. Allora, innanzitutto grazie, sono in macchina perché mi sto recando a Caselle, dove abbiamo una conferenza stampa molto importante che riguarda il futuro dell'aeroporto di Caselle, ma quindi riguarda il futuro dei collegamenti aeroportuali della regione, su cui ci sono delle importantissime e positivissime novità che non posso anticipare, ma che tra 20 minuti diventeranno pubbliche, soprattutto di un lavoro che abbiamo fatto nonostante la pandemia in questi 2 anni, proprio per far sì che una grande infrastruttura come quella dell'aeroporto di Caselle
potesse essere rilanciata dopo i momenti di difficoltà che aveva evidentemente affrontato. Quindi questo è il motivo per cui non sono in presenza lì con voi, però la tecnologia digitale mi permette di parlarvi in modo, credo, abbastanza anche chiaro dalla macchina e ringraziare innanzitutto il mio assessore Matteo Marnati e tutta quanta la struttura, perché questo momento è un momento di confronto estremamente significativo, perché quando parliamo di digitalizzazione, quando parliamo di evoluzione tecnologica, di innovazione, parliamo evidentemente del nostro futuro e parliamo da una regione come il Piemonte e come Torino, che è stata nella sua storia una regione all'avanguardia. Tante delle invenzioni che hanno cambiato la storia dell'uomo sono nate in Piemonte, a iniziare dalla macchina. Nata in Piemonte, il computer che è nato in Piemonte, cioè voglio dire, noi abbiamo davvero un patrimonio, credo anche genetico e territoriale importante che dobbiamo valorizzare per il futuro, e soprattutto abbiamo una capacità imprenditoriale fatta di donne e uomini imprenditori di successo del nostro Piemonte, ma fatta anche di un'altra gamba che si chiama ricerca. E sulla ricerca non possiamo non ringraziare il lavoro enorme che fa l'università. L'avere l'Università di Torino, del Piemonte Orientale, l'avere il Politecnico, sono sicuramente elementi che fanno la differenza, quando la nostra regione deve competere con le altre regioni del mondo. Dal momento che noi come Italia, ahimè, sotto il profilo del fisco e sotto il profilo della burocrazia, rischiamo di non essere un paese particolarmente attrattivo, però diventiamo particolarmente attrattivi quando mostriamo i nostri gioielli, che sono le nostre università, cioè la nostra capacità di innovare e che, se volete, è anche un po' la nostra voglia di lavorare, che in questa regione naturalmente è fortemente radicata. Parlare di tutto questo vuol dire naturalmente guardare al futuro. Gli sforzi sulla digitalizzazione ci hanno dimostrato con la pandemia quanto possono e devono essere sforzi di prospettiva, sforzi sui quali investire e sforzi che evidentemente danno poi un ritorno in termini di sicurezza, in termini di salute, in termini di posti di lavoro alle comunità che sanno guardare in quella direzione. Questo è un ragionamento che io credo ed è il motivo per cui io ho un assessore che si occupa specificatamente di innovazione tecnologica, di rapporto con l'università, e soprattutto oggi ha la disponibilità. Allora, eccomi. Presidente, non so se mi sente, la lascio concludere. Stiamo mettendo veramente a dura prova la rete. Io sono affascinato dal fatto che non ci siano state grandi interruzioni. La lascio concludere, non la metterei a dura prova. Concludo ringraziandovi e dicendovi che abbiamo non solo le idee, ma anche i soldi. Nel senso che se usiamo bene i soldi del Recovery Plan, se usiamo bene i fondi europei della programmazione 21 e 27, abbiamo anche le risorse per mettere le gambe alle idee, per mettere le gambe ai progetti. E in questa direzione noi lavoreremo e lavoreremo sodo. Grazie a tutti e ora volo, proprio in senso volo, all'aeroporto di Caserta. Un abbraccio. Grazie Presidente, arrivederci. Adesso io vi sfido a fare questo in qualsiasi altro stato dell'Europa e vediamo se riuscite a farlo. Allora, perché noi in Italia ci lamentiamo molto di solito, ma in realtà le connessioni mobili che abbiamo noi sono invece. Provate a farlo negli Stati Uniti, sarebbe straordinario. Quindi abbiamo avuto questo collegamento estemporaneo che però dà la dimostrazione, parla esattamente di quello che abbiamo raccontato e stiamo raccontando fino adesso, che cosa significa abilitare un sistema con delle infrastrutture che funzionano. Eravamo arrivati, abbiamo parlato di CSI come una cloud company che eroga una serie di servizi ai cittadini per conto delle piazze. Cioè, qual è l'altro pezzo, diciamo, della vostra attività? Sì, allora, secondo me quello che ci ha insegnato anche la pandemia e che è assolutamente necessario per intercettare la trasformazione digitale è portare i servizi al cittadino, no? Online. Questo diventa un fatto necessario, fondamentale. Lo si sta facendo sempre di più, l'abbiamo fatto con i servizi della sanità, lo stiamo facendo con i servizi al cittadino. Uno degli elementi che per esempio è stato anche sottovalutato, secondo me, mediaticamente, ma che invece è importante nel decreto semplificazioni, è il fatto di avere azzerato i costi di segreteria e il bollo
per i certificati online. Questo sembra banale, ma in realtà molti certificati online erano impossibili proprio perché uno doveva pagare i costi di segreteria e i costi di bollo. No? Questo è il classico esempio di semplificazione, secondo me, intelligente. Quindi portare questo online e andare in una logica di CRM per la pubblica amministrazione. Perché questo diventa, e noi stiamo andando su questa modalità di servizio, perché diventa un elemento fondamentale che fa la differenza tra avere un'esperienza in aziende private, no, del cittadino, con un'esperienza verso la pubblica amministrazione, che è come fare 20 anni prima e 20 anni dopo. Certo. Questo, secondo me, questo salto è un salto necessario, e quindi esperienze online e CRM diventano un motore fondamentale per la svolta digitale. Tutto questo in un mondo in cui il cittadino è finalmente pronto a recepire questo genere di servizi, perché la pandemia, volenti o nolenti, ci ha spinto nella digitale. La multicanalità oggi è sempre più utilizzata, quindi vengono utilizzati i pagamenti digitali, viene utilizzato SPID, che è passato in pochissimo tempo per vari motivi, bandi, eccetera, da 2 milioni a oltre 15 milioni in Italia. Quindi è ormai comunemente utilizzato, vengono utilizzati i canali di intelligenza artificiale, delle chatbot per ottenere informazioni, certo. Sono più che decuplicati gli scarichi servizi online, quindi anche opportunamente promossi, questo è l'elemento fondamentale della transizione. Certo. E tutto questo, intanto la ringrazio, tutto questo riporta anche a quello che è un tema infrastrutturale. Davide Calonico, Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio Autopix, tutto questo non è possibile se noi non costruiamo e non stendiamo, la prego di prendere il microfono, mi dispiace, è la cosa più scomoda che abbiamo oggi, ma per il resto ce la stiamo cavando. Allora, c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno di portare la connettività a chiunque, questo è uno dei grandi temi che voi state affrontando, non il solo, ma partiamo da questo. Che cosa significa, a che punto siamo con questo connettere la cittadinanza perché poi possa appoggiarsi su quelle piattaforme di cui parliamo oggi e sfruttare i servizi che abbiamo sviluppato e svilupperemo? Allora, il consorzio Topix sta per Torino Piemonte Internet Exchange. Certo. E quindi è innanzitutto un Internet Exchange ed è il secondo d'Italia, quindi ha una dimensione piemontese, e mi soffermerò su questo, appunto, sui territori piemontesi, ma ha una dimensione a tutti gli effetti nazionale, si colloca nello scenario nazionale con un forte legame anche con le regioni confinanti, innanzitutto la Liguria e la Lombardia. Nasce nel 2002, tra l'altro su iniziativa sia della regione che del CSI, ma anche di Intesa San Paolo, quindi fa parte di un ecosistema che questa regione ha costruito negli anni e che fa sì che oggi siamo pronti a raccogliere quella che poi è una... Non partiamo oggi, insomma. Una vera e propria potenziamento o una nuova prospettiva offerta dalla transizione digitale e da questa trasformazione. La connettività quindi presuppone un'infrastruttura fisica. Abbiamo sentito parlare appunto della nostra, appunto, del CSI, di tutti i servizi che possiamo oggi provvedere, e abbiamo sentito parlare di dati a livello europeo di Gaia-X. Necessita uno strato fisico, e il consorzio si è occupato appunto di far funzionare una rete, innanzitutto in fibra ottica della regione Piemonte, che è la rete Wi-Fi, e poi di andare a combattere, perché è proprio questo il termine esatto, il digital divide, quindi sul territorio, un territorio fatto da alcune particolarità orografiche, dalle cosiddette case sparse, che con anche un duro lavoro, ma un lavoro che comunque è stato costellato di risultati positivi, ha portato appunto la connettività attraverso tecnologie varie, la fibra ottica e adesso anche il conosciuto wireless, quindi WISP, a connettere molti territori. Lo ha fatto in un modo distribuito, abbiamo sentito parlare di federazione. Il modello piemontese, il Topix, è un modello distribuito sul territorio con oltre 30 punti di presenza, ed è un modello fondato su un partenariato pubblico-privato, perché abbiamo dentro diverse amministrazioni, abbiamo gli istituti di ricerca e l'università,
abbiamo quasi tutte le compagnie di telecomunicazione, dalle più grandi nazionali fino a proprio alle realtà medie, piccole piemontesi. Verrebbe da dire che il partenariato pubblico-privato sia poi la formula perfetta per sviluppare questo genere di cose e per fare quella collegialità di territorio di cui si parla, no? Direi assolutamente sì, è un modello che tra l'altro ha consentito di far crescere queste industrie, di portare la trasformazione prima della connettività e oggi quella che chiamiamo digitale verso queste aziende, di fare questo trasferimento tecnologico, un modello che ci è stato riconosciuto tra l'altro come ottimo da World Bank. 3 anni fa con un progetto europeo abbiamo vinto un advisoring di World Bank che nella sua analisi ha quantificato il beneficio economico del consorzio, che appunto è attestato sull'1,3% del prodotto lordo del sistema Piemonte. Certo. E questo grazie alla crescita dei nostri partner, dei nostri membri consorziati privati, in forte sinergia col tema pubblico. E questo ci permette da un lato appunto di avere questa infrastruttura, di legarla alla nazione ma di legarla all'Europa, anche fisicamente siamo... E questo è un tema importante perché voi siete il collegamento col resto d'Europa, che è un collegamento fisico che passa attraverso una regione da un'orografia molto complessa, no? Deve comunque scavalcare le montagne letteralmente e voi siete l'autostrada che ci porta fuori dall'Italia in qualche modo. Esatto, questa diciamo difficoltà oggettiva diventa in effetti anche una specificità della nostra regione, quindi il collegamento con la Svizzera, la Francia, soprattutto nella parte Rodano-Alpi e in quella sud della regione della Provenzale è presente e la presidiamo con infrastruttura del nostro consorzio. Questo ci lega a una regione europea importante che è la regione alpina, su cui appunto la Commissione ha un'attenzione. E guardiamo l'Europa anche per i nostri progetti e quello che facciamo, tant'è vero che in Gaia X siamo presenti e siamo presenti dall'inizio. Primo giorno tra appunto alcuni internet exchange che hanno creduto in questo progetto europei e l'Italia appunto è presente innanzitutto appunto con il consorzio Topix e altri stanno arrivando o si sono aggiunti perché crediamo che una federazione che valorizzi i dati e le nuove applicazioni sia in linea con quello che abbiamo costruito in questi più di 15 anni a partire dalla connettività che non è appunto è infrastruttura ma è soprattutto portare poi la tecnologia e il know-how a chi lo offre ai cittadini. E poi tra l'altro non solo i data center sul territorio ma anche l'edge computing, quindi distribuire la capacità di calcolo e quindi dare la maggiore possibilità di applicazioni diverse sul territorio, no? Questo è un tema che ci affascina e ci impegna molto in questo momento, perché appunto la possibilità di portare ai territori la connettività deve seguire poi la possibilità di portare i dati e l'intelligenza, di cui poi sentiremo parlare in specifico, e ci sono anche dei temi tecnici, per cui la cosiddetta latenza, il tempo con cui no, una risorsa digitale arriva al cittadino può essere un ostacolo, lo vediamo certo. Nello streaming, nei ritardi, ma si vedono anche nelle capacità computazionali. Quindi un modello anche distribuito e sul territorio di questo tipo di approccio, e quindi l'edge per esempio, è un punto che secondo noi va sviluppato, lo stiamo presidiando e stiamo cercando di farlo come abbiamo fatto finora, coinvolgendo tutti gli attori del sistema, dando un trasferimento dalle università, ai centri di ricerca verso le nostre imprese consorziate e supportando anche le pubbliche amministrazioni attraverso anche un consorziato di rilievo come il CSI. Quando ci siamo sentiti per preparare e concludiamo questo intervento, insomma ci siamo conosciuti, lei ha detto una frase che è molto bella, il seme c'è già, per tutto quello che verrà dopo, quello che ci aspetta, l'opportunità che ci viene data con i fondi europei, con questo... con questa iniezione di ottimismo e di fondi per ripartire. Il seme c'è già, ha detto, in Piemonte. Sì, in Piemonte il seme c'è già, ha dato dei frutti, cogliere questo potenziamento è nelle nostre corde e mi permetto di dire anche, insomma, guardando all'innovazione, che sarà ancora più interessante vedere le cose nuove che succederanno e che arriveranno. Dobbiamo essere pronti subito a darle ai cittadini e a darle alle imprese perché creino valore aggiunto, certo. Che è un altro tema fondamentale della trasformazione digitale.
Allora, la ringrazio. Prima una cosa tecnica. Io ho quest'ansia, siccome dobbiamo essere distanti l'uno dall'altro, le sedie sono in posizioni strane, faccia attenzione se si deve muovere, perché come vede lei è on the edge, proprio è sul punto, quindi volevo essere più tranquillo, diciamo così. A proposito di tecnologia. Dottor Cipolletta, prenda il microfono, la prego, sempre in questa... ognuno deve fare questo rito di... mi verrebbe da dire che oggi si parla di trasformazione digitale e si parla quindi anche di competenze, di trasferimento delle competenze, di accompagnare le imprese nella digitalizzazione, è qualcosa su cui Torino Wireless è sul pezzo già da un pezzo. Ci aiuti a capire innanzitutto di che cosa stiamo parlando. Sì, Torino Wireless, che è una fondazione che è stata costituita ormai 20 anni fa, ha tra le sue mission proprio questa, quella di essere un hub di collegamento tra le imprese, ovviamente soprattutto le piccole e le medie, anche le micro, e il pubblico, per creare quel valore aggiunto, quella sinergia che possa aiutare il sistema, in questo caso delle imprese, a portare avanti la sua transizione digitale. Certo. Qui tra gli spunti che ho sentito prima tra i colleghi di questo panel, c'è uno che mi piace riprendere perché penso sia veramente il fulcro e sul quale la Fondazione Torino Wireless opera da sempre, quello del partenariato pubblico-privato. Ecco, secondo noi il digitale... più in genere, nel senso più ampio, è proprio il campo di applicazione dove se non si percepisce e non si metabolizza che per portare a compimento questa transizione l'unica strada, e vorrei sottolineare, apparire anche un po' estremo volendo, ma l'unica strada è quella del partenariato pubblico-privato. Il privato non potrà farla da sola e allo stessa maniera il pubblico non potrà ritenerla veramente completo se non ci sarà veramente un coinvolgimento molto certo. Forte. Una delle metafore che facciamo più sempre, io frequento anche il sistema Confindustriale, l'associazione datoriale delle imprese che è Unione Industriale, è questo: gli investimenti portati avanti delle imprese nel piano Industria 4.0, tutti gli investimenti fatti dai piccoli, dei microimprenditori, delle microimprese nella transizione digitale non potranno avere effetto compiuto se non ci sarà un substrato di servizi nel mondo del pubblico, anch'essi ormai completi e portati al digitale. Non ci può essere impresa digitale su un tessuto analogico, non c'è proprio compatibilità, ci sarebbe, parlando di altri comparti, una crisi di rigetto, quindi dobbiamo portare certo, avanti la transizione vero. Digitale insieme, pubblico e privato, anche perché oramai anche i sistemi urbani e anche regionali competono proprio su questi tipi di benchmark. Il cittadino moderno, cittadino europeo, cittadino mondiale sceglie il sito dove insediarsi, dove cercare lavoro, dove crescere lui e la sua famiglia, su diversi livelli di benchmark. Non basta più essere un polo attrattivo industrialmente, ma bisogna essere un polo attrattivo anche dal punto dei servizi, quindi i concetti di well living, smart city, smart gov devono essere consolidati in quel territorio, quindi il connubio dei due crea valore in quel territorio e crea l'elemento vero di attrattività. Ecco, dato questo contesto così definito come deve essere per rendere possibile la trasformazione digitale, adesso arrivano i fondi, adesso c'è il PNRR, ecco, questo come cambia la prospettiva? Qui tra i vari spunti mi piace sottolineare quello del Presidente Cirio, quindi quello in cui affermava due assi importanti, che ci sono le idee e i soldi. Esatto. Quindi anche questo connubio non è da sottovalutare. È ovvio che anche si rincorre. Sicuramente è inedito. Inedito, ma forse in questo caso altra cosa inedita o comunque che ha questa sua specificità, che per accedere ai soldi bisogna avere le idee. Bisogna scaricarle a terra, bisogna strutturarle, bisogna creare le progettualità. Ci sono diversi titoli interessanti. Nella missione 1 del piano PNRR, che è quella della Digital Transition, ci sono più di 7 miliardi, per esempio, per turismo e cultura 4.0. Quello è un tema da affrontare, un tema dove veramente il digitale può dare nell'immediato risultati, può dare veramente un valore aggiunto, fare sinergia tra tutti i soggetti che rendono attrattivo un territorio. Ma questo va fatto su un'infrastruttura disponibile, potente, e su una fase di consapevolezza, e qui le istituzioni tutte, anche gli Atenei, chi fa ricerca deve fare quest'opera di evangelizzazione, che il fulcro centrale non è tanto l'application, ma è il dato. Sì. Quindi finché i vari soggetti, in questo caso che noi prendiamo ad esempio il turismo e cultura, non prendono consapevolezza che è molto importante partire dal dato, da una pulizia del dato, da rendere il dato polimorfico e fruibile, noi non riusciremo veramente a dare quel valore che una fase di digitalizzazione può portare.
Tra l'altro parliamo di un dato che non è un dato qualunque, ma è un dato legato al territorio, che quindi esprime l'identità di quel territorio stesso, no? Che è uno degli argomenti che secondo me sono più affascinanti nel momento in cui uno va a interpretare che cosa si può fare con i big data e poi con le tecnologie, vedremo dopo, che ci possono sviluppare sopra, quando questi big data sono fortemente legati al territorio e lo rappresentano, no? Sì, questo è un aspetto, io anche come vita mia imprenditoriale vivo di digitale, quando chiacchiero con altri soggetti crea un po' di curiosità, no? Perché non solo io, ma in questo momento si studia molto questo fenomeno, cioè come in un mondo dove si parla molto di cloud, di diciamo stoccaggio dati, di data lake in un concetto virtuale, come ci si concentra molto più sull'importanza di avere quelli che noi adesso abbiamo, i regional data center, nel proprio territorio, perché il digitale, cioè l'informatica, la tecnologia non è slegata dal territorio, è un'emanazione, è una rappresentazione del territorio, dell'intelligenza che quel territorio esprime. Quindi essere anche detentori fisicamente dei posti dove vengono stoccati i dati ha una valenza importantissima e si riconduce a quel discorso di sovranità a cui facevamo riferimento prima. Le politiche di gestione di un data center sono diverse nel nostro continente rispetto ad altri per impatto culturale, sociale ed economico. Quindi è importante anche essere proprietari delle infrastrutture. Poi proveremo anche a capire se sviluppare degli algoritmi su un certo tipo di dati che rappresentano un certo tipo di territorio è diverso da farlo rispetto ad altri, cioè se gli algoritmi fatti altrove sono diversi dai nostri o se possono in qualche modo esprimere, ci stiamo per arrivare, se possono esprimere il valore che noi siamo in grado di dare. Una cosa, una volta ha detto una cosa che a me interessava molto e mi piaceva molto, e cioè che la competizione è una guerra. No? Sì. Però è quella che noi viviamo oggi di competizione, una guerra diversa da quella a cui siamo abituati, cioè dalle guerre vere, per un aspetto non banale. Sì, ogni tanto faccio affermazioni un po' forti per esprimere sì, un concetto. No, lei mi diceva che nella guerra si distrugge, no? Mentre sì, qui... la competizione in questo caso è forte, però se vogliamo diciamo, rappresentarla come una guerra, è una guerra che si gioca sulla creazione del valore, che è un aspetto, adesso non voglio dare una visione edulcorata del digitale, però la competizione tra chi opera nel mondo digitale dei servizi, diciamo, avviene su chi saprà creare più valore per il cittadino, per le imprese, per gli stakeholder di un territorio, saranno quelli che vinceranno la guerra, mentre altri tipi di guerre erano sull'annientamento della forza avversaria. Qui c'è una sorta di necessità di prevalere, ma bisogna necessariamente prevalere sul saper creare valore aggiunto distribuito, perché il digital può anche essere grande divisore, ma può anche essere un grandissimo aggregatore. Assolutamente. E in modo peggiore oppure migliore per favorire il divide e non intraprendere la strada della digitalizzazione. Certo, perché se la mia eccellenza è produrre dei servizi e un'infrastruttura che li sostiene, che poi però rendo pubblica e disponibile a tutti gli altri e tutti possono accedere a quel software va a insistere su un'infrastruttura che funziona e viene gestita da enti che poi sanno fare un trasferimento tecnologico, ecco che no, il cerchio si chiude e quindi ci si può aprire all'Europa e si può entrare in quel tipo di federazione. No? Sì, e poi c'è un circolo vizioso molto importante, c'è un effetto a catena molto importante, per questo è importante capire che la collaboration è veramente discriminanti. Ci sono delle città che noi prendiamo ad esempio come ecosistema digitale che sono Lisbona, Lione, a me piace molto il modello di Monaco digitale perché è veramente un sistema integrato, e quello di Monaco nella fattispecie mi piace molto perché c'è un concetto interessante. Io non credo molto nelle cabine di regia in genere, diciamo, ma nel digitale penso che sia veramente quasi al limite della follia. Digitale è una materia fluida con curve di accelerazioni strettissime e velocissime. Ci deve essere la possibilità di dare la possibilità di esprimersi ai vari soggetti che vogliono realizzare servizi digitali per far sì che si crei questo ecosistema. Le cose però veramente fondamentali, che a volte sono anche meno appealing da raccontare, sono infrastrutture e piattaforma. Allora a quel punto, con infrastrutture e piattaforma solide, si può essere più liberi nel far crescere anche in maniera spontanea servizi di varia natura alle imprese e al cittadino. Grazie mille. Allora andiamo da Emanuela Girardi e lo facciamo per provare a... Grazie, purtroppo io non mi posso allungare da quella parte perché sennò mi avvicino, è sempre lo stesso discorso.
Andiamo invece un po' a insistere sull'aspetto più scientifico e più di sviluppo di tecnologia. Ma allora, Girardi, Pop AI è una... Innanzitutto, che cos'è Pop AI? Che partendo da quella, da questa spiegazione mi dà l'agio per dire il resto. Bene, bene, buongiorno a tutti, grazie. E complimenti a tutti gli interventi che sono stati davvero interessanti. Pop AI sta per Popular Artificial Intelligence ed è un'associazione che cerca di rendere l'intelligenza artificiale qualcosa di comprensibile da tutti. Proprio per creare... Prima si parlava appunto di queste tecnologie che sono difficili, servono le competenze digitali, e quindi Pop AI rende queste tecnologie accessibili a tutti per far sì che possano essere utilizzate da tutti e che tutti possano da una parte sfruttarne quelle che sono le grandi opportunità e i benefici e dall'altra siano in grado di gestire invece quelli che sono i potenziali rischi che sono collegati. Ecco, non è banale parlare di questo in questo momento perché la trasformazione digitale ha alcuni pilastri, uno di questi appunto è quello della, delle competenze, no? Del trasferimento di competenze, comunque del rendere coloro che devono recepire i servizi, che devono sfruttare queste cose, in grado di gestirli. Quindi voi lavorate in questo senso. Però lei, mi consenta di dirlo, partecipa a tutta una serie di realtà che riguardano lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Europa, quindi a livello europeo. E quindi possiamo parlare anche di tecnologia. Ecco, il contesto di infrastruttura che è stato definito qui e che è stato raccontato dai protagonisti di questo territorio e anche con una prospettiva europea, è dove dobbiamo andare a costruire le prossime tecnologie, le prossime funzionalità di una tecnologia che è dirimente. Cioè, l'intelligenza artificiale è il futuro. Ci aiuta a capire perché e come, perché bisogna investire in quella direzione, perché c'è bisogno di questa infrastruttura. Sì, tra l'altro era interessante quello che diceva prima sulla competizione, la guerra internazionale, che proprio in questo momento Biden e Putin hanno questo incontro in Svizzera e Putin ha detto qualche anno fa che chi sarà in grado di governare le tecnologie di intelligenza artificiale diventerà leader mondiale del mondo. E infatti queste tecnologie sono veramente considerate strategiche per quella che è la competizione internazionale, quindi c'è un aspetto geopolitico molto importante, tant'è vero che anche nel G7, insomma, una delle dichiarazioni, diciamo, che hanno messo in discussione la posizione della Cina riguardava proprio l'utilizzo di queste tecnologie. E sì, secondo me, allora, ascoltando quello che hanno detto prima, sembrerebbe che qui siamo in una posizione fantastica, cioè che va tutto benissimo, che siamo pronti per cogliere queste grandi opportunità, ci sono pure i soldi importanti, ci diceva Cirio. E in realtà, secondo me, la situazione è un po' più complessa, e forse, come ci diceva bene Buonfiglio all'inizio, cioè abbiamo capito che serve coordinare e mettere insieme tutte le varie iniziative. Adesso la parte più complessa è proprio metterle insieme e coordinarle. Se non fosse complessa non avremmo bisogno del PNRR. Assolutamente no. Cioè. E perché manca proprio, cioè non è che manca, serve collaborazione, serve fare il sistema e serve assolutamente collaborazione. E questo si sta cercando di fare, Topix lo sta facendo in modo eccellente da molti anni, e si sta cercando di fare a livello europeo, e proprio la Commissione europea, questa Commissione europea ha una visione molto chiara per i prossimi 10 anni, quella che è stata definita la decade digitale, con degli obiettivi molto chiari, tra l'altro uno degli obiettivi proprio sulle infrastrutture che sono assolutamente fondamentali, quindi ben venga il cloud federato, Gaia X, la connettività, i supercomputer, cioè sono assolutamente fondamentali per poter poi raggiungere questi obiettivi che sono quelli da una parte del piano coordinato e dall'altra invece del Green Deal, quindi questa trasformazione digitale e green, che è questa twin transformation che chiamano. E proprio 2 giorni fa ha presentato la Commissione europea queste nuove partnership, sono 11 partnership che verranno annunciate ufficialmente il 23 di giugno, verranno firmate, e hanno proprio l'obiettivo di realizzare appunto questa trasformazione digitale, di portare questi benefici sia alla società che alle imprese. E una di queste partnership è ADRA, io faccio parte del direttivo di questa partnership, che è quella focalizzata, ADRA sta per intelligenza artificiale, AI, data e robotics. Tra l'altro lei è dentro ADRA a nome di Claire, che è un'altra associazione europea di cui fa parte, quindi comunque c'è... Sì, infatti, perché la cosa secondo me difficile di ADRA, che è un po' in ritorno al discorso di Buonfiglio all'inizio, cioè di mettere insieme, allora in Europa nelle tecnologie ci sono queste tre grandi comunità che sono da una parte la comunità dell'AI, quella dei dati e quella della robotica, e quindi la Commissione europea ha chiesto di mettere insieme queste tre comunità e di realizzare questa partnership, si tornava prima, quello che presentavate bene,
e partnership pubblico-privato, che è la chiave per riuscire poi a promuovere quella che gli investimenti in ricerca e in innovazione e realizzare quella che si diceva prima, la supremazia, comunque diciamo una leadership tecnologica, se non vogliamo parlare di supremazia, ma una leadership tecnologica europea, che è molto importante, basata proprio sui concetti che sono stati espressi bene, quindi la trasparenza, la sicurezza, la collaborazione. E queste 11 partnership che vanno poi, non so, per esempio sul clean steel, quindi o l'utilizzo di lo sviluppo, il made in Italy, però cioè il made in Europe sostenibile, sono tantissime e sono molto importanti, hanno 22 miliardi di investimenti da qua fino al 21-27, questo è l'orizzonte di Horizon Europe che viene considerato. E questo da solo basta dire la centralità di queste delle tecnologie rispetto alle politiche della Comunità Europea di sviluppo dei prossimi anni. Assolutamente, sì. Certo che cioè, i soldi poi sono relativi, perché se noi pensiamo a, per esempio all'Innovation and Competition Act presentato dagli Stati Uniti su queste sulle nuove tecnologie, diciamo l'investimento era di 250 miliardi, quindi 22, insomma c'è una leggera differenza. E se pensiamo che 4 giorni fa di nuovo gli Stati Uniti hanno deciso di mettere altri 52 miliardi sui semiconduttori perché sono considerati una tecnologia strategica, di nuovo, insomma, il discorso è un po' quello che noi in Europa stiamo cercando di sviluppare, cioè dei sistemi di intelligenza artificiale anche con l'AI regulation che è stata appena presentata, che siano sicuri per i cittadini europei, per le imprese Trustable. Europee, rispetto a quelle che sono le visioni, cioè, chiaramente americana e statunitense, dove però sono molto avanti, perché comunque gli investimenti che sono stati fatti sono di un altro livello. Quindi una delle cose più incoraggianti, secondo me, è che esiste una via europea all'AI e che per una volta l'Europa non si ferma a fare le regole, non fa l'arbitro ma scende in campo e gioca, e può anche vincere, indipendentemente da quanto ti sposta o ha da investire. Io la ringrazio per aver definito quello che è il contesto. Ci sono molte cose da fare, ci sono molte potenzialità, vedo formarsi molte alleanze, il che significa che c'è anche molta frammentazione e che quindi si sente un bisogno di federarsi, di trovarsi insieme per fare di più. Perché è importante che la politica a livello europeo, come sta facendo, e anche a livello nazionale e locale, capisca quanto sia importante e fondamentale nella crescita del paese dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un insieme, sono un insieme di tecnologie trasformative, come è stato detto, che già oggi hanno un impatto molto forte sulla nostra vita di tutti i giorni e soprattutto possono aumentare tantissimo quella che è la competitività delle nostre aziende e anche della nostra pubblica amministrazione. Si parlava prima della digitalizzazione dei servizi, chiaramente il cambiamento potrebbe essere veramente epocale, ma soprattutto cioè, non è una questione di farlo o non farlo, cioè, dobbiamo assolutamente utilizzarle. Ieri ero in una presentazione di un libro bianco di AssinTech sull'intelligenza artificiale e uno dei presentatori ha detto che queste, mi sembra Roberto Saracco, ha detto che le tecnologie di intelligenza artificiale sono il cacciavite del futuro, cioè che dobbiamo assolutamente averlo e dobbiamo imparare a usarlo. E secondo me questa è una metafora perfetta, perché è proprio l'idea di qualcosa di concreto, di molto utile e di essenziale per qualsiasi cosa si voglia sviluppare in futuro. E soprattutto non possiamo farlo da soli in Italia, secondo me, come non possiamo farlo da soli in Piemonte, cioè bisogna partire sicuramente con un approccio bottom up che va benissimo, come quello che stiamo facendo oggi, però bisogna poi federarsi, quindi benvengano i progetti come per esempio Gaia X, che secondo me è veramente il primo grande progetto europeo molto innovativo da questo punto di vista e che può essere ad esempio per tanti nuovi progetti che stanno nascendo sia dal punto di vista delle tecnologie e sia sui vari verticali, invece sui vari settori della salute, per esempio col Covid-19 o altro, quindi è fondamentale. E in Italia, secondo me, se posso aggiungere, servirebbe avere una maggior presa di coscienza a livello politico di quella che è la strategicità dell'impatto che avranno queste tecnologie, che mi sembra che ci sia ma non ci sia. Cioè c'è magari a livello di dichiarazioni, però poi non c'è nell'esecuzione di questo, nella parte pratica. E se non lo facciamo oggi, secondo me, rimaniamo troppo indietro, nel senso che non passa poi un altro treno sul quale possiamo saltare su. Mi tocca una curiosità, per chiudere, perché ci rimane un minuto, è difficile far collaborare i vari enti europei, le varie eccellenze, i vari hub di eccellenza sull'intelligenza artificiale? È difficile metterle insieme, perché si parla spesso della politica o dell'imprenditorialità e del fatto che magari la collegialità deve essere in qualche modo aiutata, sostenuta, spinta, ribadita. È difficile anche far collaborare gli scienziati, i ricercatori?
Non è facile, chiaramente lo vediamo anche insomma, tra le varie università e i progetti di ricerca, anche solo a Torino che è difficile mettere insieme le varie università, per esempio sul progetto dell'I3A, dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, che tra l'altro vuol dire che lo stanno discutendo oggi un emendamento, nuovo, speriamo sì. Che venga approvato in modo definitivo e che quindi si riesca a partire. Secondo me è una questione di obiettivi e di contenuti, cioè se si continua a ragionare sui propri interessi e su chi ha un ruolo più importante o meno importante, non si va da nessuna parte. Se invece si concorda sui contenuti e sugli obiettivi che devono essere chiaramente di interesse comune, a quel punto è necessario forse fare un passo indietro da parte di tanti e lavorare per l'obiettivo comune che deve essere, cioè, chiaramente piemontese, italiano, europeo e internazionale. Quindi sì, secondo me c'è anche una presa di coscienza da questo punto di vista, soprattutto a livello europeo, che sui progetti e sui contenuti si riescono e si devono fare le cose, proprio per realizzare questa leadership, diciamo, tecnologica europea su quelli che sono un po' i valori della comunità europea. Chiudiamo con una domanda di quelle che si rispondono con una frase brevissima, sto scherzando, cioè: futuro dell'intelligenza artificiale, sostituisce l'uomo o lo aumenta? Allora, sicuramente le tecnologie di intelligenza artificiale servono a migliorare quella che è la vita dell'uomo. E comunque questo è l'approccio, diciamo, umanocentrico della comunità europeo che io assolutamente condivido, e penso che come tante altre tecnologie in passato, anche queste tecnologie, se ben governate e soprattutto seguite nello sviluppo, possono aiutare moltissimo, stanno già facendo oggi, vediamo in tanti campi, per esempio nel contrasto al Covid-19, sono state molto utili e potranno esserlo molto di più. Allora, io ringrazio i miei ospiti per averci aiutato a definire con così tanti dettagli e così precisamente quello che è il contesto piemontese di infrastrutture, di servizi, di visione e di crescita su cui andrà a insistere il PNRR. Tra poco ci vediamo per il secondo panel, il dottor Bonfiglio resterà con me, gli altri ospiti ci lasciano, quindi li ringrazio. Ci prendiamo soltanto qualche secondo per adattare il palco come è necessario in tempi di Covid, e a fra poco, grazie.